Allora, carissime lettrici e carissimi lettori di Grazia, voi sapete, perché ne abbiamo parlato molto, ne stanno parlando un po' tutti i media, che la Commissione europea, nell'ambito del Recovery Fund, ha messo a disposizione del nostro paese una cifra importante, sono 209 miliardi, 41,4 miliardi a fondo perduto e 127,6 miliardi da distribuire. Quindi l'Italia, insomma, devo dire che il nostro governo ci ha ben rappresentati, insomma, ha fatto un'azione molto importante. Se consideriamo poi che il complessivo dei fondi europei destinati al Recovery Plan sono 750 miliardi. Poi interessante il criterio di suddivisione, no? Perché il 37% alla riconversione verde e il 20% al digitale. Quindi, insomma, crediamo che l'Europa voglia dare una svolta importante, insomma. Il nostro paese deve dimostrare come intende utilizzare questi soldi. Quindi, allo scopo, il Comitato Interministeriale per gli Affari Europei ha preparato delle linee guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È un documento adesso sintetico di 38 pagine, ma diciamo che il governo, da quello appunto che sappiamo, ci sta lavorando intensamente per fare poi delle proposte, eccetera. Questo piano poi peraltro è coerente col piano di rilancio che è stato presentato al Presidente del Consiglio il 13, diciamo nel mese di giugno, in cui ci sono appunto delle iniziative per il rilancio dell'Italia nel periodo 2020 e 2022. Mi perdoni onorevole che sto facendo questa introduzione, ma ci dobbiamo tutti ben capire perché è molto complicato, almeno per noi, diciamo, capire questa situazione. Comunque, per farvela breve, i sei sono un po' i pilastri di questo Recovery Plan. Uno è la digitalizzazione, industrializzazione e competitività del sistema. Due, che è quello che ci interessa anche probabilmente più da vicino, la rivoluzione verde e la transizione ecologica. Poi sono le infrastrutture per la mobilità, l'istruzione, la formazione, la ricerca e la cultura, che sono un asset fondamentale, chiaramente, l'equità sociale, l'igiene territoriale e la salute. Per il nostro paese, inutile dirlo per l'ennesima volta, insomma, l'agricoltura è un asset strategico, insomma, che vale 61,6 miliardi di euro. Per cui probabilmente questa è una grande occasione. E quindi ci siamo permessi, sapendo, diciamo, che il tempo è veramente prezioso, adesso, con una battuta col professor, con l'onorevole Giuseppe Labbate, gli stavo dicendo che si stava, diciamo, anche un po' scusando, no? Perché la dovevamo fare qualche giorno fa, gli ho detto: onorevole, capiamo la situazione, state lavorando poi in fondo per voi, quindi non è che state a perdere del tempo. Per cui abbiamo disturbato l'onorevole Giuseppe Labbate, che è il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, per capire un po' meglio. Onorevole, questo Recovery Plan, che si inserisce, diciamo, in questo contesto, quale opportunità può dare, diciamo, per un rilancio, anche per una riqualificazione del nostro comparto agricolo e agroalimentare? Ah, io vi ringrazio per questa possibilità di poter cercare di spiegare un po', nonostante la complessità diciamo, dello strumento, quali sono le opportunità che abbiamo per il nostro paese e per il nostro settore agricolo. Io credo che questa nel complesso sia veramente una grande occasione per il paese. Questa crisi, questa pandemia da coronavirus, credo abbia fatto capire chiaramente a tutti l'importanza e la strategicità del settore agroalimentare. Quindi io credo che dobbiamo sfruttare al massimo questa occasione per poter dare a tutto il nostro sistema imprenditoriale, quindi alle nostre imprese agricole, ai nostri imprese di pesca, la possibilità di poter mettersi sui binari della crescita e quindi poter sviluppare e aumentare la loro produttività, sviluppare e aumentare il loro valore aggiunto. Quindi questo strumento del Recovery Plan deve essere utilizzato dal paese per attuare quelle riforme e fare quei grandi piani di investimento che
servono da decenni e che da decenni non vengono realizzati. Questa è la grande sfida. L'obiettivo deve essere quello, a mio parere, di aumentare la produttività. Noi, l'Italia ha un problema di produttività. Dagli anni 70 in poi la produttività del nostro paese si è sempre più appiattita. Se noi guardiamo tutti i grafici, l'andamento negli ultimi 50 anni, vediamo che dagli anni 70 c'è un appiattimento della produttività delle nostre imprese, e questo per via di scelte politiche fatte nel passato, anche sbagliate, che hanno puntato su altro anziché sugli investimenti, sull'innovazione, sulla ricerca, eccetera, che invece consentono di aumentare la produttività di un paese. La produttività cosa è? È sostanzialmente quella cosa che cresce perché se cambi e migliori i processi produttivi di quello che produci, aumenta. Quindi questo deve essere l'obiettivo. Io adesso l'ho detto in maniera semplice, gli economisti usano ovviamente tanti formule e quant'altro, però ho bisogno di cose semplici, onorevole. Esatto, in soldoni questo è. E quindi che cosa dobbiamo andare a finanziare noi con questi strumenti? Dobbiamo finanziare tutto ciò che serve per far aumentare il valore aggiunto delle nostre imprese, quindi intervenire su tutti quei fattori intermedi che incidono sul valore aggiunto. Cosa è il valore aggiunto? Il valore aggiunto è la differenza tra quanto mi costa la produzione di un prodotto e il prezzo finale a cui io lo vendo. All'interno di questa sottrazione ci sono tutta una serie di fattori che incidono. Il costo dell'energia incide, e quindi noi abbiamo previsto all'interno poi dei 6 cluster, perché il recovery è strutturato, come ha detto all'inizio, in questi 6 cluster. Quindi all'interno lì bisogna inserire questi progetti che ovviamente molti sono anche multidisciplinari, no? Quindi investono anche più settori, non solo nello specifico una categoria come ad esempio l'agricoltura. Quindi noi lì abbiamo inserito lo sviluppo di impianti a biometano. Questo perché da una parte consentono alle nostre imprese di ridurre i costi di smaltimento dei prodotti poi di scarto, no? Della produzione, possiamo pensare ai reflui zootecnici, come possiamo pensare anche ad altri prodotti, al sieno, alle sanse che vengono prodotte. Quindi uno scarto che diventa un valore aggiunto, perché posso produrre da una parte biometano che mi serve sia per alimentare l'azienda agricola stessa, sia per alimentare il parco macchine dell'azienda, o anche per immetterlo direttamente in rete e quindi fornire energia poi a tutto il paese, perché questo ci consente anche di raggiungere degli obiettivi che l'Unione Europea ci pone sulla produzione di biocarburanti, e quindi poter mettere in piedi anche un grande piano energetico del trasporto. Quindi noi potremmo puntare sempre più ad un trasporto sostenibile che utilizzi ad esempio il biometano. E quindi questo è uno di quei fattori intermedi all'interno di quella formula per aumentare il valore aggiunto. Oppure ridurre i costi di produzione. Questo è importante. Come riduco i costi di produzione in un'azienda agricola? Ad esempio puntando, incentivando l'agricoltura di precisione. Quindi se io intervengo risparmiando i costi di irrigazione, perché? Perché grazie all'agricoltura di precisione posso irrigare il campo nel punto in cui la pianta ha uno stress idrico, e quindi in maniera precisa e puntuale risparmio sia la risorsa acqua, che
non è infinita e sì, ha anche i costi, oppure l'uso intelligente dei fitofarmaci, quindi fatti anche in maniera puntuale, e qui mi incastro anche in uno dei grandi capisaldi di tutta questa questo progetto del recovery, che è la sostenibilità anche ambientale, quindi uso meno prodotto, quindi ho sostenibilità economica perché ho un risparmio, ho sostenibilità ambientale perché ho utilizzato meno prodotto e raggiungo quindi un obiettivo maggiore. Quindi tutta una serie di misure, un grande piano, ad esempio, logistico, sia delle infrastrutture, ma sia anche di sistemi di stoccaggio. Questo incrementa il valore aggiunto delle nostre imprese agricole, perché se io ho un'impresa che riesce facilmente a far raggiungere un'arteria stradale, ferroviaria, ma anche un aeroporto, per poter far viaggiare le merci, e lo faccio facendoli risparmiare tempi e costi, aumento il valore aggiunto di quell'impresa. Se ho sviluppo un sistema di stoccaggio di prodotti fatto in maniera intelligente, puntando, e questo è un altro caposaldo di questo grande progetto, che è la digitalizzazione, tramite l'utilizzo anche di software, l'utilizzo di infrastrutture immateriali, bene, aumento il valore aggiunto dell'impresa. Altra cosa importante è l'utilizzo, l'arrivo in maniera capillare di internet nelle campagne. Questo è fondamentale oggi, perché consento alle imprese di poter essere connesse, quindi di poter così utilizzare tutti quegli strumenti di cui dicevamo prima, di agricoltura 4.0, eccetera, ma gli do anche la possibilità di accedere ai mercati direttamente. Oggi le abitudini alimentari, e questo per via anche del coronavirus, piaccia o no, sono cambiate. Le abitudini di acquisto delle famiglie sono cambiate. Abbiamo visto l'esplosione degli acquisti online. E allora non possiamo lasciare le imprese agricole, le imprese della pesca fuori da questa opportunità, perché deve diventare un'opportunità, e quindi c'è bisogno di accesso alla rete internet per poter anche accedere a una serie di nuovi mercati, ma anche utilizzare tutte le opportunità ovviamente di internet. Guarda, io ricordo quando nel 2013 sono entrato per la prima volta in Parlamento, ricordo ad ogni nuova legislatura in Commissione Agricoltura, ma anche come in tutte le altre commissioni, c'è il rito, no, di audire tutti gli stakeholder, diciamo, del settore, quindi tutte le associazioni di categoria, eccetera, per ascoltare quali sono le loro richieste, in modo tale poi da impostare i lavori all'interno della commissione per cercare di raggiungere, così i deputati possono presentare proposte di legge, risoluzioni, eccetera, per raggiungere quegli obiettivi, quelle richieste, soddisfare quelle richieste che arrivano dal settore. Bene. Una delle prime richieste fatte da tutte le associazioni di categoria era: portateci internet nelle campagne. E questo purtroppo ad oggi ancora non c'è. E allora mettere su un piano se mi permette, anche e soprattutto nelle aree marginali, perché esatto, è inimmaginabile uno sviluppo di quelle aree senza una digitalizzazione. Assolutamente. Noi abbiamo tutto il tema delle aree interne, che è fondamentale, perché noi non possiamo permetterci che le aree interne vengano abbandonate, perché l'abbandono delle aree interne diventa un costo sociale talmente alto che il paese non può permetterselo, perché abbandonare quelle aree significa non avere più cura di quei territori, perché l'agricoltore, con i suoi interventi, con il suo monitoraggio, con la custodia che fa del territorio, è fondamentale per il paese. Perché se non si interviene lì con i terrazzamenti, i muretti a secco che vengono realizzati, gli interventi irrigui, anche quindi la gestione di canali, bacini idrici,
sono fondamentali per l'assetto idrogeologico del nostro paese. Quindi procurare l'abbandono di quelle aree interne è una sconfitta per tutto il paese, ma sappiamo perfettamente che le aree interne hanno inevitabilmente dei costi di produzione più alti. Allora, ecco come bisogna intervenire per consentire a queste imprese di poter stare sul mercato, quindi essere anch'esse competitive. Poi abbiamo presentato un piano si interviene e si incastra anche con quelle che sono poi le richieste arrivate anche dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero delle Infrastrutture per questo grande piano di assetto idrogeologico e per quanto riguarda il Ministero dell'Agricoltura di gestione delle acque. Noi già lo facciamo perché con la strategia nazionale sul dissesto e sul risparmio idrico il Ministero delle Politiche Agricole ha stanziato e fatto partire più di 500 progetti esecutivi e seguibili per interventi di questo tipo. E quindi vogliamo farlo all'interno, inserirlo all'interno del recovery per quindi avere un'iniezione di liquidità maggiore per poter realizzare tutti questi interventi infrastrutturali importanti. Poi c'è la parte delle filiere. Oggi qual è uno dei grandi problemi che vivono le nostre aziende? Proprio qualche giorno fa c'è stata l'ennesima trasmissione televisiva su una rete nazionale in cui si parlava della grande forza della GDO rispetto all'anello debole della catena che è l'impresa agricola. Ecco, come dare l'opportunità all'impresa di rafforzarsi e quindi riuscire a tenere testa, no? Sostanzialmente a questi leader mondiali del settore, quindi riuscire a essere a contrattare, non dico alla pari, ma avere maggior capacità contrattuale con questi grandi player mondiali. Quello che bisogna fare è strutturare le filiere, perché l'agricoltore, noi oggi gli agricoltori sono tanti e polverizzati, quindi vanno tutti in mano al mercato, e se vai in mano al mercato non hai la forza e la capacità di poter governare un mercato. E allora incentivare all'aggregazione del nostro sistema produttivo e alla strutturazione di filiere verticali, quindi che coinvolgano sia il mondo produttivo che anche il mondo della trasformazione. A questo noi dobbiamo puntare, perché se noi creiamo le filiere verticali, creiamo poi anche quei contratti di filiera dove dall'inizio l'imprenditore agricolo sa in che range di prezzo vende il proprio prodotto, e ovviamente l'industria richiede anche determinate caratteristiche ad un prodotto, e quindi c'è questo processo di miglioramento e di evoluzione di un settore. Quindi solo questo è l'unico strumento veramente efficace per togliere gli imprenditori agricoli da quelle che sono le scelte del mercato, che quindi poi ovviamente dove il più forte ha la capacità di imporre poi sostanzialmente un prezzo. E fare questo legando la produzione anche ai nostri marchi di qualità che abbiamo diventa fondamentale, perché gran parte dei prodotti agricoli oggi sono delle commodity. Piaccia, non piaccia, ma questo purtroppo non dipende da noi, è così a livello mondiale. Il grano è una commodity, esattamente come il petrolio, niente di più e niente di meno. Qual è la differenza? Allora, come dare l'opportunità alle imprese di poter avere una remunerazione che gli consenta una redditività? Legarsi ad una produzione di qualità e quindi creare questi contratti di filiera. Dare la qualità. Allora, anche su questo abbiamo un grande lavoro e un grande sforzo da fare tutti insieme, e credo che queste sono delle grandi sfide che noi abbiamo di fronte a noi, ma che non possiamo permetterci il lusso di perderli. Poi c'è tutto il piano dell'internazionalizzazione, lì il Ministero degli Esteri
ha fatto un grande lavoro, perché noi dobbiamo trovare sempre più mercati nuovi, rafforzare i mercati in cui già siamo presenti, ma trovare anche mercati nuovi. E per trovare mercati nuovi significa chiudere accordi commerciali con altri paesi. E chiudere accordi commerciali con gli altri paesi significa avere anche, e stiamo facendo proprio una riforma specifica su questo, un settore fitosanitario attrezzato per poter vincere queste sfide. Per spiegarmi meglio, noi abbiamo grandi possibilità oggi nei paesi dell'est, ad esempio, di poter portare i nostri prodotti ortofrutticole, ma ci sono delle barriere sanitarie e fitosanitarie che vanno superate, perché ogni paese richiede degli standard di qualità che il paese esportatore deve rispettare per poter portare i propri prodotti in quello stato. I paesi asiatici, per questioni culturali, per questioni loro interne, trattano un prodotto alla volta. Quindi le pere, le mele, gli ortaggi vari, un prodotto alla volta. E lì bisogna essere bravi a presentare i dossier nel paese ricevente per poter avere l'autorizzazione all'esportazione. E noi oggi siamo in forte difficoltà al Ministero delle Politiche Agricole a portare avanti questi trattati. Ce ne sono molti, infatti, basta andare sul sito protezione delle piante, sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, nella sezione protezione delle piante, per vedere quanti accordi bilaterali per l'esportazione di merci sono fermi, ad esempio dal 2013, dal 2014, eccetera. E quindi dobbiamo dare un'accelerata a tutto ciò, e lo facciamo portando avanti la riforma che stiamo facendo, che è all'attenzione degli altri ministeri per i pareri, sul riordino del sistema fitosanitario nazionale. Questo ci consentirà di, uno, accelerare tutta questo lavoro che ci consente di esportare le merci, due, di intervenire in maniera rapida ed efficace in caso di attacchi di patogeni, come c'è stato per la xylella o per il punteruolo rosso, per la cimice asiatica. Ce ne sono più di 20 di queste situazioni attualmente in Italia che vedono gli interventi essere fatti in maniera difficoltosa perché c'è una procedura molto macchinosa. Quindi questo ci consente, se io intervengo in maniera rapida nel combattere un qualsiasi patogeno che dovesse arrivare, e la globalizzazione ha accelerato questo processo, è inevitabile, lo è sempre stato, quando è arrivata la fellossera in Europa ha praticamente stroncato l'80% del cambiamento climatico, ovviamente. Anche il cambiamento climatico, quindi delle risposte significa aiutare le nostre imprese agricole ad aumentare la loro produttività. Poi c'è il tema della ricerca, e quello è fondamentale. Il tema della ricerca è fondamentale. Io vedo che anche il ministro Manfredi, ministro dell'Università e della Ricerca, ha presentato un piano, sia anche, poi essendo lui del settore, essendo lui l'università, ascoltando anche tutti gli altri, la comunità scientifica ha presentato un piano specifico sulla ricerca. Quella è fondamentale, perché se non c'è ricerca non può esserci innovazione. Se non c'è innovazione nella produzione di determinati beni, non posso avere valore aggiunto, aumentare la produttività. E noi nel settore agricolo abbiamo tanto bisogno di ricerca per potenziare sempre più l'agricoltura di precisione, per migliorare sempre più tecniche agronomiche che mi consentono di risparmiare risorse, aumentare la produttività, ricerca anche in campo genetico, che ne abbiamo assolutamente bisogno per produrre piante che siano sempre più resistenti e pronte a vincere le sfide dei cambiamenti climatici. Anche gli animali. Sì, anche gli animali, anche dal punto di vista zootecnico, stessa cosa. Quindi
Quella della ricerca è un altro punto fondamentale. Noi purtroppo per anni in Italia è stato dedicato poco spazio alla ricerca, oppure è stato fatto in maniera non coordinata, in maniera un po' confusionaria. Adesso bisogna presentare un piano alla ricerca fatto bene, perché da lì passa il futuro del nostro paese. Quindi io credo che sostanzialmente, adesso forse mi sarà sfuggito qualcosa, perché come Ministero della Politica Agricola abbiamo preparato 15 schede specifiche da inserire nel PNRR, che si incastrano all'interno poi dei 6 cluster. Quindi siete a buon punto, diciamo, come definizione dei dettagli perché il recovery plan è molto, l'abbiamo visto, ovviamente è molto generico un documento, quindi siete in fase avanzata di sviluppo del dettaglio, perché dovete poi proporre alla comunità europea tutto questo. Sì, poi tutto questo va al vaglio della comunità europea. Non dobbiamo dimenticarci che in qualsiasi momento qualsiasi paese europeo può chiedere lo stop dell'erogazione dei fondi nel caso in cui non dovessero essere raggiunti gli obiettivi che il piano si pone. Quindi stiamo parlando di qualcosa di serio che non possiamo assolutamente sbagliare, perché ne va di quello che è il futuro del paese. Ovviamente tutto deve essere incentrato su immediata cantierabilità, perché le risorse devono essere spese in un determinato lasso di tempo, e i tempi sono molto serrati, perché 6 anni di tempo, se noi guardiamo che cosa è successo sulla realizzazione delle infrastrutture nel nostro paese negli ultimi 30 anni e più, ci rendiamo conto che spesso le infrastrutture si iniziano in un'era e terminano in un'altra. Quindi e poi devono essere mirate a aumentare la crescita economica, quindi a ridurre il debito, e questo aumento di crescita economica deve essere anche misurabile. Quindi lo Stato indicherà, il nostro paese indicherà anche quale sarà la commissione che e come anche sarà istituito questo monitoraggio, perché bisognerà fornirlo costantemente alla commissione per dimostrare l'efficacia della spesa che ci sarà. Quindi parliamo di qualcosa di serio, fatto bene, importante, una sfida che sicuramente non si può sbagliare. No, bene, noi diciamo riponiamo molta speranza. Parlo di un noi generico, io sono in questo momento la stampa di settore molto specializzata, e che vediamo, insomma, l'agroalimentare, e il Covid ci ha fatto questa pandemia capire quanto l'agroalimentare è solido, però abusare di questa solidarietà, di questa solidità, insomma, è molto pericoloso. E lei ha detto una cosa fondamentale, quindi mi permetto di dire, cioè la stiamo anche seguendo un po' con la rivista, cioè nel momento in cui riusciamo a tirar fuori la produzione primaria dalla palude delle commodity, abbiamo già vinto parecchio, perché la nostra agricoltura è sana e anche una grossa capacità inventiva e creativa. Soltanto la vediamo anche in questi giorni, insomma, anche purtroppo i grandi top in GP stanno diventando. E questo è effettivamente, credo, la politica in questo deve dare un suo aiuto, anche se insomma che state facendo cose necessari. Adesso ci sono anche le strutture, speriamo, finanziarie. Questa che lei ha detto della digitalizzazione è un'altra anche debolezza. Cioè, un'agricoltura che è diventata commodity in tanti anni di casualità, effettivamente la rende fragile. Noi siamo in grado di competere con il resto del mondo, ma non è la vocazione del nostro paese, cioè noi siamo una piccola striscia nel mare in cui molta parte della sua superficie è montana e collinare. Quindi onorevole, la ringrazio molto. Ci permetteremo, se ce lo consentirà, di disturbarla ancora, cioè di seguire un po', quando lei lo riterrà opportuno, aggiornare
almeno questo è il mondo degli allevatori che in qualche modo raggiungiamo. Effettivamente siamo molto preoccupati per capire bene cosa state predisponendo per l'agricoltura. Se queste proposte poi verranno accettate a livello di Commissione Europea integralmente e se saremo capaci poi di utilizzarli questi fondi, perché è sembrato di capire che più che finanziamenti a pioggia, questi sono finanziamenti strutturali, insomma, per consolidare un po' il nostro settore. Per cui, e mi ha fatto molto piacere e veramente gli auguro tutta la forza, vi auguro di questo, perché se non c'è ricerca non c'è sviluppo, se non c'è istruzione non andiamo da nessuna parte, perché quello che manca veramente è avere degli atenei in Italia che siano veramente produttivi, ma anche molto anche rivolti al territorio, quindi che tutta la ricerca e tutta la didattica aiuti effettivamente questo. Onorevole, io non gli tolgo più tempo perché so che siete più che impegnati. La ringrazio molto e cose grazie a voi. Facciamo buon lavoro. Grazie a voi. Arrivederci. Buona giornata, buon lavoro. Grazie.